questa è la mia terza versione, sono passati molti anni, è uno spettacolo che non c'era in Italia nel torneo da tantissimi anni, quindi abbiamo avuto, ho spinto perché si facesse questo spettacolo. Uno spettacolo che viene dalla mia maturità, diciamo, sono passati anni dal primo che ho fatto, quindi è ovvio che ci sono riflessioni maggiori, ci sono volontà maggiore di poter comunicare qualcosa. È uno spettacolo che amo tantissimo e ho un presentatore, Emsi, veramente fuori dai canoni, perché volevo anche andare un po' fuori dai canoni del film. E il primo che ho fatto era molto più legato al film, il secondo meno, era più glamour, questo è più intenso, uno spettacolo molto più forte, divertente, ma forte. Il vantaggio di Cabaret è che non c'è una canzone che non sia famosa e conosciuta, quindi questo aiuta moltissimo. La storia è semplice ma drammatica, perché sappiamo che è l'avvento del nazismo, però è l'avvento del nazismo perché tutti quelli che vivono nel cabaret mettono la testa sotto la sabbia, fanno finta che non succeda niente, ma no, ma che ce ne frega a noi di quello, ma non succede niente, ma che c'entriamo noi, e poi arriva il nazismo. Devo dire che un po' la situazione è un po' simile, diciamo tutti chi se ne frega, vabbè, quello è così, la pubblicità di là, la pubblicità di là. Faccio una piccola riflessione molto banale, molto, molto drammatica, ma questo incidente che è venuto a Graz del Sud, che ha percorso il centro con un percorso, cercando veramente con la macchina di andare contro le cose, non è uno sbaglio, l'ha fatto. Quanti film abbiamo visto con queste azioni? Le macchine che corrono dentro il centro, che buttano i negozi e persone. Poi c'è l'imitazione, quella è pubblicità, quella è pura pubblicità, quello che non ci sta bene con la testa lo segue, quindi è un po' questo, bisogna stare attenti a dire noi non c'entriamo, noi c'entriamo e come? E tutti voi, Cabaret è uno spettacolo divertente, piacevole, pieno di energia sicuramente, e con un Giampiero eccezionale, vedremo, grazie per la fiducia, mai sei... Vabbè, io faccio un po' di spettacoli, pochi, beh, per fortuna. Sì, tutti così, aspetta così, no? Poi diciamo che nel cast di Cabaret, diciamo che Saverio si è portato dietro mezzo cast di Frankenstein Junior, sì. No? Sì. Insieme a me c'è Giulia Antonello, c'è Altea Russo, c'è Valentina Bullana, c'è Michele Renzullo, Mauro Simone, sì. Squadra vincente non si cambia, quindi l'altra metà l'hai utilizzata per Pinocchio, e quindi insomma si gioca sempre in casa, giustamente. Ma era un cast eccezionale. È un bellissimo cast. No, ma poi una cosa, cioè Cabaret è proprio uno spettacolo bellissimo, è uno spettacolo intenso, completamente differente da Frankenstein Junior, quindi vedrete anche noi all'opera in altre vesti, sicuramente forse più emozionanti più che divertenti. Io non vedo l'ora di iniziare le prove. Come ogni volta abbiamo poi bisogno del pubblico che in qualche modo decreti il successo o meno, e devo dire che questo è stato veramente al di sopra di ogni più rosea aspettativa, perché dovevamo rimanere 3 settimane soltanto, e poi anche per via di una serie di spettacoli che non sono stati più fatti, praticamente ci hanno tenuto in scena fino alla fine di febbraio, per cui penso insomma, ecco, da questo punto di vista devo dire io un applauso va ad Alessandro Longobardi, che ha creduto in questo spettacolo e che, nonostante quello che poi ecco ha raccontato in apertura, continua a crederci, continua ad investire e anche a rischiare in proprio, quindi forse questo paese, fin quando non dà un po' più di spazio e più di attenzione al talento, non credo che riuscirà mai a cambiare le cose. Detto questo, partiremo con una bellissima tournée, cominciamo da Milano tutto il periodo natalizio al Teatro degli Arcimboldi, per poi girare praticamente tutta l'Italia, perché insomma saremo a Genova, Bologna, Firenze, faremo i più grandi teatri italiani, per terminare poi la stagione qui a casa, torniamo ad aprile.
Io posso semplicemente dire, poi passo la parola a Maurizio, che insomma il mio desiderio oggi, a parte quello di godermi questa soddisfazione, questo successo, perché insomma vedere a teatro un pubblico così eterogeneo, insomma dai nipoti più piccoli ai nonni, e vederli tutti soddisfatti alla fine dello spettacolo, insomma è forse la soddisfazione più grande per chiunque salga su un palcoscenico, sarebbe quello di esportare questo spettacolo. Noi ne abbiamo già parlato, so che è una sfida molto complessa, però credo che lì dove c'è la possibilità di, come dire, di creare qualcosa di nostro, che sia veramente un po', no, di poter esportare la nostra creatività, almeno ogni tanto, no, visto che poi importiamo tanti titoli, per carità, strepitosi e universali dall'estero, insomma sarebbe un'ulteriore, come dire, chiusura, no? Un salto, beh, insomma un ulteriore salto in avanti, perché penso che noi siamo in grado, abbiamo tutte le forze per farlo. Sister Act abbiamo fatto dei provini, questo io mi collego, cioè, abbiamo in Italia veramente dei performer bravissimi, c'era l'imbarazzo della scelta. Io mi ricordo sempre quando ho fatto il primo Chorus Line, che era difficilissimo, cioè o cantavano o ballavano o recitavano, tutte e tre le cose insieme non le sapevano fare, quindi dovevi prendere il ballerino che sapeva dire e cantare sì e no, tanti auguri a te, e poi insegnare. Infatti le prove di Chorus Line sono durate 3 mesi, insomma una roba, era una scuola, non era. Però siamo andati avanti, ci siamo riusciti. Oggi non è più così, oggi c'è l'imbarazzo della scelta, infatti proprio quel tipo di tonalità, per tipo di voce, per tipo di carattere, dico, beh, c'è proprio una grande scelta ed è un cast veramente fortissimo. Sì, ma l'ho saputo adesso, sì, sì, l'ha saputo adesso, c'è anche lui, sì, non l'ho ancora detto la mamma, sì, nella parte del vescovo. Dovrei fare questo vescovo. Non la madre superiore. Ma no, cretina, sei stupida, grazia. No, a me mi sembra una cosa veramente, una specie di sogno, nel senso che per me il musical è sempre stato, mi ricordo La piccola bottega degli horror, quando entrai alla Cometa rimasi incantato, Lorella e Gian Piero, per cui un mondo per me inaccessibile, lontano, ho sempre fatto un teatro più piccolo e quindi non ho resistito a questa proposta. Vorrei vedere. No, ma è vero, è l'idea di vedermi in una macchina così complessa e poi diretto da te mi... Sono molto contento, ci stiamo lavorando molto, anch'io ringrazio Alessandro e Buttò, che sono delle... e Michele, l'altra compagnia, perché questa è una collaborazione tra la compagnia e il Brancaccio, quindi è una cosa anche importante. Sicuramente diversa, perché pensa che Edoardo mi dice sempre, è sempre arrabbiato, dice sapevi doveva farlo con le mie musiche, non con quelle pure, Edoardo, vai, no? Perché chiaramente ha fatto questo album tantissimo tempo fa, ma ha un sapore totalmente diverso e lo spettacolo, forse anche proprio perché dopo direi quasi il capolavoro che ha fatto Saverio su Pinocchio, ha fatto uno spettacolo pazzesco, veramente grande, perché, e la scelta di partire e fare una cosa proprio diversa in modo che non ci siano paragoni e fare uno spettacolo un po' più immaginario. Io sui Family da Peter Pan a Rapunzel sono legati molto alla parola, no? E invece questo Pinocchio qua dovrei allontanarmi un po' da quello che è un po' la mia tipologia di spettacolo, il mio stile, e vorrei fare una cosa un po' più immaginaria con i personaggi, come diceva Alessandro, che rappresentano i personaggi di Pinocchio, dovrebbero essere paragonati un po' ai personaggi odierni, no? Il gatto e la volpe potrebbero essere Costanzo da De Filippi piuttosto che un banchiere, piuttosto che quello di Sky che telefona e rompe le balle, piuttosto che il grillo parlante potrebbe essere il vero grillo, oppure, sì, oppure metamorfosi di personaggi, chiaramente non così diretta come la sto dicendo, però l'idea è quella di trasportare la storia, il romanzo di Collodi in una situazione molto più immaginaria, molto meno legata alle parole e più legata alla musica e ai testi delle canzoni di Edoardo Bennato. Le canzoni
sono fortissime perché per quanto abbiano, sono uscite negli anni 70, se uno le sente adesso sono freschissime, perché Gatto la Volpe, Mangia Fuoco, È stata tua la colpa, sono attuali. Sì, cioè, sembrano, sì, è pazzesco, sono sospese nel tempo. Su quelle sono fortissime. Lavorare con Edoardo è una follia perché non si capisce niente, nel senso che lui è genialoide, no? è un po' un genio, però cambia ogni minuto, un po' come Alessandro Lombardi. Per cui è molto difficile. Lui sta scrivendo due pezzi nuovi per questo musical e sta riarrangiando le musiche di passaggio tra una canzone e l'altra. Però mi piacerebbe veramente lavorare molto sui costumi, fare delle situazioni immaginarie con questi personaggi immaginari. Mi piacerebbe che Pinocchio non parli mai. Mi piacerebbe fare uno spettacolo che piace ai bambini perché riconoscono la fiaba di Pinocchio, che però per me come fiaba è un po' noiosa, un po' propedeutica, la insegnano a scuola, per cui antipatica per natura, così, e farla diventare un pochino più immaginaria, sperando di accattivarci il gusto di quel target che non viene mai a teatro, no? dai 15 ai 20, no? dai 14, 13, che è quell'età che il teatro un po' lo schifa, per cui anche la forza di inserirci due nomi, che però mi hanno vietato di dirlo a Alessandro, perché non posso dirvi, dei personaggi che accattivano questo target di pubblico. Mi piacerebbe inserirci dentro qualche cosa di rappato, di rap, che non si è mai accostato, poche volte si è accostato al teatro, e giocare molto sulla fantasia e sull'immaginario, di queste situazioni acrobatiche, colorate, così. Come avete visto, non ho assolutamente idea di come verrà lo spettacolo. Devo dire che è emozionante vedere, perché quello spettacolo, quando è nato, ve lo ricordate, quanto mi danno, oddio. Posso dire una cosa? L'altro giorno, non faccio i nomi perché sarebbe illegale, una persona mi ha portato un DVD con una versione pirata del nostro Gris. Tu lo sai che me lo sono visto, quindi si vedeva male, io me lo sono visto tutto e mi sono venute delle lacrime agli occhi dall'emozione. Primo perché ero molto più bello di adesso, è molto più magro e molti più capelli, però era bellissimo. Basta, l'ho detto, scusate. Allora, è vero, però il Gris di quest'anno è stato veramente un Gris sorprendente. Sapete, fatto un miracolo, lei... Sì, ma sei... Un remake, è partito meravigliosamente, pulito, perché c'era un entusiasmo, una forza. Se ricordiamo il nuovo, ma perché il nuovo, proprio le prime settimane sono state veramente emozionanti. Sei mesi, guarda, poi 3 anni, insomma, è stato uno spettacolo che non ho mai smesso di andare avanti. Assolutamente, è una cosa che funziona sempre, eccetera. Tra l'altro mi sono messo anche testa, dico, va per forza modificati qualche cosa, tanto il Gris non lo cambi, la storia è quella, non è che alla fine si sposa, si vince, la storia è quella, le cose sono quelle, non si sono quelle, eccetera. Va dato una spinta diversa, e questa proprio non soltanto per il pubblico, ma diciamo proprio per gli interpreti. Gli interpreti ormai avevano preso un andazzo, era un rifare delle cose, e tra l'altro, questo non posso negarlo, scopiazzando, sentendo voi, cioè dentro ce l'avete sempre, cioè, quindi è ovvio che era un po' una... E quindi ho ricominciato tutto da capo, come avessi fatto un nuovo spettacolo. E poi la stessa cosa che ho fatto adesso con Pinocchio nuovo, che ho cambiato tutto il cast che c'era, ho cambiato tutto. E adesso quello di Saverio ha le musiche italiane. E tu c'hai quelle del Fu invece. Una curiosità è che ho notato che negli ultimi 20 anni, insomma, 20 anni tra poco, però il pubblico è sempre più giovane che va per i Gris, è incredibile, quindi quanto si evolvono rispetto a quello che era assolutamente più giovane. Quindi niente, era una voglia, anche perché bisogna ridare spazio, forza a degli spettacoli, e la forza che danno un'energia nuova, uno stimolo nuovo, e questo è il nostro compito,
spingere e di andare avanti. Finché c'è vita c'è speranza, sono il più vecchio, perché morto da Rinelli sono il più vecchio del mondo della musica, non c'è niente da fare. Quindi devo continuare a spingere, perché i registi nuovi di questo genere sono sempre più bravi, sempre più emergenti.